Allora, io devo fare un'analisi magistrale su una cosa assolutamente incomprensibile, quindi vi parlo per un'ora di cose piuttosto complicate, cercando di essere il più chiaro possibile, perché l'argomento è veramente complicato. Il problema della coscienza è una cosa antica, nel senso che fin dai greci ci si interroga su chi siamo, da dove veniamo, dove andremo, chi ci ha creato e soprattutto sul nostro rapporto con l'ambiente. Questa frase che ho voluto mettere all'inizio del titolo, Gnotis Auton, è una frase che si attribuisce a Socrate, in realtà non è di Socrate, ed era scritta sul tempio di Apollo a Delfi. Che cosa significa la frase conosci te stesso per i greci? Lo leggete qua sotto. Loro si sono sempre interrogati sul rapporto che c'è tra l'uomo e il mondo in cui vive. Cioè, la realtà è vera oppure io la percepisco e l'altero in un certo modo? Quello che vedo posso definirlo reale perché lo tocco, lo sento, perché ci vivo all'interno, oppure tutta una mia invenzione? Tradotto, avevano girato Matrix 3000 anni fa. I latini ovviamente hanno ripreso la definizione conosci te stesso con nosce te ipsum, che è la traduzione letterale, oppure qualcuno di voi la conosce, se l'avete letta scritta qualche parte, qualche frase di questi che mettono le frasi su Facebook, temet nosce è la traduzione latina vera di conosci te stesso. Vedete, già, no, non vi leggo la parte in greco, ma è brutto fare sfoggio di cultura, però già Omero scriveva, questa è l'Iliade, scriveva una cosa abbastanza particolare. Quando fa pensare i personaggi dell'Iliade, Omero scrive, leggete qua sotto, ci ho detto se non lo lasciò a pensare in cuor suo. Cuore però lo traduce con una parola che è thumos. Thumos, che non significa cuore in greco, ma significa, lo leggete qui, centro affettivo, il timo. I greci solevano suddividere l'uomo in una serie di parti che differentemente si rapportavano al mondo esterno. Il soma, il corpo, psiche, la psiche, che la cui radice psi significa soffio, quindi è l'anima, il soffio vitale, thumos, il timo, il centro affettivo, e poi il phren, il centro razionale. Vedete come suddividevano le varie istanze che oggi noi mettiamo tutte quante all'interno di un'unica cosa, che è la razionalità, l'intelligenza sostanzialmente, la coscienza. Loro le avevano già suddivise, e poi nous, l'intelligenza. Sono tutte separate tra di loro e tutte che interagiscono. E Omero infatti diceva che, perché dice, torno indietro, perché dice andò e lasciò a pensare in cuor suo? Vedete, i greci non erano stupidi, anzi, estremamente intelligenti gli scrittori. Poi non so chi di voi ha studiato greco al liceo, però la caratteristica fondamentale del greco nella scrittura è che i verbi greci e i sostantivi assumono caratteristiche a seconda della declinazione o della coniugazione. Cioè sono in grado di dire, per esempio, la frase cadde da cavallo in italiano ha un significato che non è definito nel tempo. Quando è caduto da cavallo? Sì, nel passato. Ma come è caduto da cavallo? È caduto improvvisamente o ci ha messo del tempo? In greco invece esistono 10 modi diversi per dire cadde da cavallo, a seconda di come è caduto da cavallo e quanto tempo ci ha messo, eppure se si è fatto male. Perciò questo pensare in cuor suo significa che lui rifletteva su una cosa di grande valore affettivo. È un certo modo di pensare
non il pensare intellettivo, il ragionare, è il pensare affettivo. Quindi già 3.000 anni fa erano in grado di distinguere, di elaborare un pensiero che riflette il fatto che la nostra coscienza non è soltanto quella cosa che ci fa ragionare, ma è quella cosa che ha una coloritura affettiva e che la dona alla realtà. Poi vi dirò cose abbastanza particolari. Vi anticipo soltanto che noi la realtà che vediamo non la vediamo così com'è, la costruiamo. Quindi quello che vedete non è vero, sostanzialmente. Non perché stiamo vivendo in Matrix, ma perché non è vero, perché il vostro cervello, per definizione, deve costruire delle cose, se no si sente male. Noi non siamo dei recettori, siamo degli elaboratori, che è molto più complicato. Anche Plotino, vedete, dice che l'intelligenza, per l'intelligenza, è la stessa cosa pensare ed essere. Questo 2000 prima di Cartesio. Cioè, se io penso, sono. Se io riesco ad elaborare una cosa, la realtà, io sono in quanto essere pensante. E infatti, Cartesio poi, nel trattato dei discorsi sul metodo, scrive ovviamente quello che tutti quanti sapete, trattato sul cogito ergo sum, cioè io sono in grado di definire il mio essere, il mio stare nel mondo, perché sono un essere pensante. Boh, questa è tutta filosofia, però voglio dire, se tutti quanti sono 3.000 anni che dicevano delle cose, una base, questa roba ce la dovrà pure avere. E ovviamente cominciavano pian piano ad elaborare il luogo della coscienza. Dove sta la coscienza? Dentro di noi. I greci l'avevano suddivisa, avete visto, in 5-6 parti, ma noi come facciamo a dire di essere qui, in questo momento, in questo luogo? Non è così facile, perché noi lo facciamo in maniera intuitiva. Già il fatto stesso di dover pensare al pensiero che stiamo pensando è difficile. Lo può fare solo l'essere umano, la cosa che si chiama teoria della mente. Non ce l'hanno i cani, non ce l'hanno neanche le scimmie. Ce l'ha solo l'essere umano, il pensiero sul pensiero. E lo stesso Cartesio, giustamente, a un certo punto dice, vabbè, io penso perché sono. Allora ci deve essere per forza nel nostro cervello, o quantomeno vicino al cervello, una cosa che elabora i segnali della realtà e mi rende in grado di definire me stesso all'interno della realtà. Ovviamente la cosa era abbastanza semplice, perché lui ha semplicemente tirato delle rette che vanno dall'immagine all'occhio, ha fatto geometria. Eccola qua, vedi? Questa è l'immagine, tracci delle rette che vanno all'interno dell'occhio, dove vanno a finire? Facendo proprio col goniometro, sulla ghiandola che sta situata al centro del nostro cervello, che è la ghiandola pineale, che tutti voi sapete non servire assolutamente a nulla che riguarda l'elaborazione dei dati di pensiero, però fa parte del cervello ed è stata la condanna dei neurologi e di quelli che si chiama il cervello per centinaia di anni, perché è stata fu definita da Cartesio come la sede dell'anima e da allora successe l'improbabile: operazioni chirurgiche, psicochirurgia, neurochirurgia, sta facendo tutto con la ghiandola pineale, raggiungendo solo l'unico scopo di far diventare scemo il tizio a cui veniva tolta la ghiandola pineale. Si spremeva la ghiandola nei gatti, nei cani, succedeva niente. Comunque, questo è il primo tentativo, ovviamente razionale, di definire un luogo fisico all'interno del quale i dati di realtà devono essere elaborati. E, per caso, questo luogo fisico ovviamente sta dietro gli occhi, dietro gli occhi c'è il cervello. Quindi, deve stare per forza all'interno del cervello. È successa per caso questa cosa. Ma tutte le neuroscienze sono casuali, anzi vi dirò
che nella gran parte dei casi tutte le neuroscienze che studiamo adesso sono false. False nel senso che noi siamo costretti, noi che studiamo determinate cose, a, a suddividerle in vari pezzettini. Perdiamo di vista la globalità del cervello, che non è l'area di Wernicke che elabora il linguaggio, l'area di Broca che invece lo parla, la, la regione occipitale che elabora la, la, la vista. È molto più complesso di così. Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove Omero viene ripreso direttamente da Matrix. È interessante vedere come lo descrive la frase del, dell'oracolo. Io ce l'ho messa apposta, che non so se lo ricordate, il film. Guardate qua sotto che cosa dice. Essere eletto è proprio come essere innamorati. Nessuno può dirti che sei innamorato, tu lo sai e basta. Che è il principio fondamentale di quello che vi sto dicendo adesso. Cioè nessuno di noi può dire perché siamo qui in questo momento. Lo sappiamo e basta. In ogni momento della nostra vita, la macchina che vi portate nella testa, che pesa al massimo 1,5 kg, esagerando, e non è manco importante quanto pesa, anzi, c'è stato un periodo in cui è stato fondamentale per dire che la donna era un essere inferiore. Sono stati fatti trattati sul fatto che il cervello della donna pesava 100-150 grammi in meno, di conseguenza non avevano le capacità elaborative del maschio. Poi si è visto che è esattamente il contrario. Cioè il maschio ha il cervello più grande perché le sue capacità elaborative sono inferiori rispetto ad alcune cose. E il cervello più piccolo è e meglio funziona. Tecnicamente, fino a un certo punto, perché altrimenti il rettile sarebbe più intelligente di noi. Dunque, questa la faccio vedere ogni volta. Addirittura nella nostra cultura, qua facciamo un salto di 2000 anni, il significato di coscienza è diverso a seconda della cultura a cui si chiede di definire coscienza. Questo è il dizionario Webster. Trovi consciousness e ti dice: la coscienza è la capacità di l'attenzione, la percezione di un fatto interno, psicologico o spirituale. Intuitivamente, la conoscenza intuitivamente percepita di qualcosa e del se stesso interno. Ok? Oppure, secondo significato, lo stato o l'attività che è caratterizzata da sensazione, emozione, volizione o pensiero. La mente nel suo significato più vasto. E infine la totalità delle sensazioni, psicologia, percezioni, idee, attitudini o sentimenti di quale un individuo o un gruppo si rende conto sostanzialmente. Vedi stream of consciousness. Per intenderci, vi suggerisco di leggervi Joyce, di cui non si capisce nulla. Io ve lo posso dire proprio, ci ho provato un paio di volte a leggere Ulisse, non lo so perché fa così, cioè, non è colpa sua, si svegliava e scriveva senza pensare che stava scrivendo. Però vedete, questi sono gli anglosassoni, questi invece siamo noi. Già vi faccio vedere la differenza. Quante lettere, quanti numeri sono qui per il... Qui ci sono da A a G di significato. Nella nostra cultura neolatina sostanzialmente, quindi vediamo da un'elaborazione un po' più elevata del pensiero, cioè da anni di filosofia molto più lunghi rispetto agli anglosassoni, i significati di coscienza sono moltiplicati nella lingua italiana. C'è proprio anche... sto cercando di farvi arrivare all'idea che è il fatto stesso di definirla la coscienza che è complicato, perché la cultura all'interno della quale tu insisti inficia, cioè modifica la capacità con cui tu definisci il tuo modo di pensare. In italiano, questa è la Treccani, coscienza significa consapevolezza che il soggetto ha di se stesso e del mondo esterno. In senso più generico, conoscenza. Perché? Perché in latino conscientia significa conoscenza, la traduzione è conoscenza.
In psicologia la conoscenza dei propri atti, la consapevolezza del valore morale, e questo nella nostra cultura c'è e nella cultura anglosassone non c'è, perché è semplice, perché abbiamo il Papa, perché qui nasce la religione cattolica, che è la religione di miliardi di individui. Il pensiero della religione cattolica ha influenzato anche la definizione stessa di termini. Per noi coscienza significa fare una cosa nella maniera più morale possibile. Sii coscienzioso. Quante volte l'avete sentito, l'avete detto? C'è un significato diverso dalla coscienza anglosassone, dove se ne sono fregati di determinate cose, e peraltro sono quelli che hanno inventato il protestantesimo, il divorzio, eccetera, eccetera. Ci hanno razionalizzato un significato che per noi mantiene ancora un connotato morale e affettivo. In molte frasi del linguaggio comune è il luogo riposto cui vengono riferite le nostre azioni e il giudizio su di esse. Questo è un po' più complicato. Cioè, la coscienza nella nostra cultura indica in per sé un giudizio, presuppone il giudizio. Questo sempre perché siamo una cultura cristiana cattolica, cioè qualunque cosa noi facciamo viene giudicata dall'entità superiore, perché noi tendiamo ad essere buoni, altrimenti finiamo all'inferno e ci bruciamo. Vedete qua, impegno, cura, senso di responsabilità, fare le cose con coscienza. È complicatissimo. Cioè, noi siamo passati da un significato, tra virgolette, neuroscientifico a uno morale, affettivo. Ok? E infine, consapevolezza e sensibilità di fronte a determinati fatti, problemi, esperienze di carattere non morale. Questo è giusto agire, perché vabbè, ricordate che c'è un gran cervello. Quindi, la coscienza è una cosa complicata, difficile, che ha molte facce. E come la descriviamo? Il problema è che non c'è un modo per descrivere correttamente una cosa che è fatta in questo modo. Anche perché provate voi a descrivere una sensazione intuitiva. Cioè, come fate? Io so che sto qua, so che vi sto parlando, lo so e basta. Però devo pure trovare il modo di spiegarlo, anche perché ovviamente in neuroscienza, in neurologia e in psichiatria esistono quelli che si chiamano disturbi della coscienza, e io in qualche modo li devo curare, e per curarli devo sapere qual è l'organo che li genera e quali sono le alterazioni. E quindi faccio un'operazione che si chiama riduzionismo scientifico, cioè prendo la coscienza, la separo in tutti i suoi aspetti e comincio a descriverla cercando i substrati. Dunque, prima definizione di coscienza. La coscienza come stato di veglia. Io sono cosciente quando sono sveglio e posso interagire con il mondo esterno. Questa è una definizione di coscienza tipicamente neurologica e tipicamente medica, perché è misurabile. Perché lo stato di veglia si misura, lo vedete qui, con la Glasgow Coma Scale, che va da 3 a 15, 15 bene, 3 8, con tutti i range possibili immaginati. Cioè, quando arriva un paziente al pronto soccorso, la Glasgow Coma Scale prevede che voi diciate: oh, ci senti? Se risponde, se apre gli occhi, se non è, mettete un punteggio. Gli date uno schiaffone, un pizzico, se si gira, se risponde, gli mettete un altro punteggio. Quindi è misurabile dai riflessi, le reazioni e la capacità della persona di restare sveglio. Questo perché questa definizione così stringente di coscienza come stato di veglia? Perché questo ci serve poi a definire qual è il substrato neurologico di questo tipo di coscienza, che è fondamentale, perché queste alterazioni misurabili della Glasgow Coma Scale sono localizzate in un punto preciso del nostro cervello. E poi vi faccio vedere qual è. Poi andiamo sul difficile. Quindi, coscienza come esperienza. Cioè, uno
è cosciente quando è cosciente di qualcosa. Se no, come fai a definire la coscienza? Noi purtroppo siamo, sembra brutto a dire, ma noi siamo delle macchine, delle macchine che camminano, mangiano, bevono, si riproducono, il meno possibile, diciamo, le fantozze, riproducete il meno possibile, e quindi definiamo le nostre cose in base a ciò che ci sta attorno. Io sono cosciente perché posso dire che ne so, che Igor è qua. Sono cosciente perché lo vedo, altrimenti non sarei cosciente se non potessi vedere. Quindi sono cosciente di qualcosa, cioè del contenuto della mia esperienza momento per momento. E già cominciamo con le connotazioni spazio-temporali, che sono il cardine dell'analisi, dell'esame di stato mentale della coscienza di un paziente. Che giorno è oggi? Che mese è oggi? Dove sei? Come ti chiami? Più o meno. Con tutte le varianti possibili e immaginabili. Oppure vi chiedete niente, mettete zero sul livello. E questo è un concetto altamente filosofico che i filosofi chiamano qualia. Cioè il qualia è il tessuto soggettivo dell'esperienza. Il mio vissuto. Sempre più difficile. Coscienza come mente. E qua. Andiamo sulla filosofia spinta, cioè tutti gli stati mentali il cui contenuto può essere definito come cosciente. Cioè, io credo, io spero, io sento. Quando io sento sono cosciente, perché sento, provo qualcosa. Sono cosciente, questo è molto più complicato. Poi vi faccio vedere dove sta questa roba nel cervello. Io provo una sensazione, quindi sono cosciente di quella sensazione. E qui riecheggia il senso originale del termine latino conoscenza, cioè la conoscenza con scienza, cioè con la sapienza sostanzialmente. Quindi io sono cosciente di qualcosa che sto sentendo. E fino ad arrivare alla definizione molto più psichiatrica di coscienza, come l'idea di me. Io sono in grado intuitivamente di definire il fatto che io sono io e non sono te. Vedete che non è facile, tant'è vero che ci sono alcune patologie psichiatriche in cui questo senso del sé non è completamente integro. Io non lo so che sono io e non sei tu. Già il fatto, per esempio, di percepire delle voci o di avere la sensazione di alterazione del mio essere nel mondo mi dice che io non sono propriamente consapevole che sono io. Non è una cosa facile. Il nostro cervello in ogni singolo istante definisce la nostra separazione dall'ambiente esterno e dall'altro. Gli animali riconoscono, questo è neurologicamente determinato, riconoscono non il loro essere se stessi, ma la loro separazione per questioni di sensazioni tattili dall'ambiente esterno. Noi invece siamo in grado di riconoscere il nostro essere noi in quanto complessità di consapevolezza. Cioè io non solo sono io perché non sono lui, sono io perché penso in maniera diversa di lui, perché il mio pensiero diverso dal suo, e lo so e basta. Addirittura è la consapevolezza della consapevolezza. Io so di sapere. E come si misura tutta questa roba? Questo ci hanno provato in tutti i modi. Ora, la cosa più semplice è misurare lo stato di veglia. Quando è stato inventato negli anni 20 l'elettroencefalogramma, è stato facile comprendere che se il cervello è sveglio, si comporta in una certa maniera. Le onde che voi potete misurare, che riferiscono all'attività elettrica del cervello, sono in un modo. Quando il cervello dorme, quindi noi non siamo svegli, le onde sono in un'altra maniera. Questo ovviamente è falso, perché il cervello non dorme mai. E le onde, queste qui, questa era la caratterizzazione di Berg, quindi
Le onde beta accompagnano l'esercizio mentale, queste sono le onde beta, quindi tecnicamente quando sul elettroencefalogramma vedete questa roba, il cristiano lì è sveglio. Se vedete quest'altra roba, beta o delta, è tecnicamente addormentato. Non è vero. Questo era il pensiero all'epoca. Oggi il pensiero è un po' più complicato e qui vorrei, diciamo, che mi seguisse perché non è così facile. Come funziona il cervello umano? Il cervello umano funziona a scariche elettriche, va bene? Le scariche elettriche sono in fisica delle onde. Dunque, sono misurabili con un moto oscillatorio. Da che cosa sono determinate le scariche elettriche dei nostri neuroni? Non alzate tutte le mani, non puoi fare più. Sono determinate dall'ingresso o l'uscita di ioni positivi o negativi all'interno del neurone. Questa è vita, cioè nel senso che se noi potessimo fare questo saremmo morti. Tutte le cellule del nostro corpo funzionano per differenza di potenziale. Differenza di potenziale è la differenza che c'è tra le cariche negative o positive all'interno o all'esterno della membrana cellulare, che è una membrana semipermeabile, ok? Non ci passa niente se non quello che la membrana decide che deve far passare. La nostra vita, tutta, proprio vita, cioè noi siamo vivi grazie a una pompa, e non fate risate brutte, a una pompa che si chiama pompa sodio-potassio, che funziona a energia. La pompa sodio-potassio, che fa entrare il sodio e fa uscire il potassio, determina, siccome fa entrare più sodio di quanto potassio esce, determina una differenza di cariche positive, sono entrambi positivi il sodio e il potassio, giusto per dirvelo, una differenza di cariche positive e negative che determina una differenza di potenziale tra l'interno e l'esterno della membrana. Il neurone sfrutta questa cosa aprendo all'improvviso i canali, facendo in modo che per la legge la distribuzione di potenziale, cioè sostanzialmente ogni ione in un liquido si muove laddove ce n'è di meno, ok? Quindi se io ho più sodio all'esterno e meno sodio all'interno, quando apro un canale del sodio, il sodio entra, potassio esce o viceversa, ok? Questo si muove a seconda di quanto è negativa la membrana sul lato interno. Questa cosa, la differenza di potenziale, si chiama potenziale a riposo del neurone. Il neurone lo sfrutta per creare delle onde, cioè apre all'improvviso i canali che si aprono quando i neurotrasmettitori dicono a questo canale apriti, gli ioni cominciano a passare e si aprono tutti i canali in sequenza trasportando questa corrente fino all'assone del neurone che genera il messaggio. Noi funzioniamo come il circuito elettrico, l'abbiamo inventato proprio che funzioniamo così, cioè il messaggio passa a corrente nel cervello, questa corrente genera un'onda. Le onde, ovviamente, cerco di spiegarvelo nella maniera più semplice possibile. La nostra percezione, cioè la nostra capacità di percepire l'ambiente esterno, è determinata da quanto noi riusciamo ad adattare la sensazione dell'ambiente esterno, cioè lo stimolo sensoriale, alle nostre onde. Vi faccio un esempio molto semplice. Allora, mettiamo che io e Igor stiamo parlando, cioè, o meglio, Igor sta parlando a me. Voi intanto fate caciara, ok? Quindi parlate tra di voi, lui invece è al tavolo con me e parla, siamo in un ristorante. Come faccio io a capire quello che dice lui escludendo la caciara attorno? Se ci pensate, non è così facile. Io lo faccio, ed è stato misurato neurologicamente, perché il mio cervello sincronizza la scarica elettrica della percezione sensoriale della sua voce in base alla sua prosodia. Significa che se lui parla veloce, il mio cervello ha le onde veloci. Se lui parla lento, il cervello ha le onde lente. E queste onde sono onde delta e teta. E non perché lui mi sta annoiando e mi sto addormentando, ma perché le onde delta e teta sono le onde della sincronizzazione del messaggio. Lui parla con me, io sento lui perché mi sincronizzo sulla sua lunghezza d'onda ed escludo la caciara attorno che ha una lunghezza d'onda diversa. Questa è percezione. Ora però tutti voi sapete che se per esempio succede che Roberta, mentre io sto parlando con lui, dice a Melissa una parola tipo il fruttivendolo Carmine
oggi mi ha venduto la melanzana. Io, mentre parlo con lui, sento Carmine e la mia attenzione si sposta. Perché? Io avrei dovuto escludere quella cosa. Però, siccome il nostro cervello è complicato e le onde si sincronizzano in base anche a degli eventi di memoria, Carmine è il mio nome. Se io lo sento, le onde che si stanno sincronizzando con lui hanno un momento di interferenza, io percepisco quella parola e poi escludo tutto il resto e mi incido. Diciamo, ma vedete che qualcuno ha detto il mio nome? Anche se lei non l'avesse mai detto, succederebbe la stessa cosa. Io posso solo sentire Car e immagino il nome. Perché? Perché questo processo, e poi vi faccio vedere dopo che cos'è, è la base della nostra percezione della realtà. Noi non siamo dei ricetrasmettitori. Cioè io non sento quello che dice lui, altrimenti sarebbe troppo complicato. Voi provate ad immaginare se voi doveste elaborare con un computer ogni singola parola che io vi sto dicendo. Quanto tempo ci mettereste? È un'infinità. Noi non lavoriamo così. Io immagino la parola che lui sta per dire mentre parla con me, perché la conosco già, faccio un'inferenza di realtà e ho già statisticamente una gamma di parole che lui potrebbe dire. Ho già so il discorso. Questo si chiama teorema di Bayes. Il teorema di Bayes dice una cosa molto semplice. Dice che io posso inferire per probabilità il risultato di un calcolo di probabilità in base al contesto. Su Wikipedia trovate una cosa molto semplice. Mettiamo il caso che io sono all'uscita di una scuola, questo dice Bayes. Io sono all'uscita di una scuola, all'interno della scuola ci sono il 50% di studenti uomini, il 50% di studenti donne. Il 50% del 50% delle donne indossa la gonna, l'altro 50% indossa il pantalone, il 100% degli studenti uomini indossa il pantalone. Se io vedo uscire da lontano un ragazzino con il pantalone, come faccio a sapere se è uomo e donna? Secondo il calcolo delle probabilità. Questo fa il nostro cervello, perché io so quanti uomini ci sono, quante donne ci sono, il 100% degli uomini hanno il pantalone, il 50% delle donne porta la gonna, a secondo del numero posso fare una statistica dicendo verosimilmente che quello può essere una donna o un uomo. Noi facciamo questo in continuazione. Perciò il nostro cervello non riceve il segnale, produce il segnale. Noi la realtà non la sentiamo, la creiamo. Per chiarire, questa ipotesi prevede però, cioè prevede che quando io sento Carmine vuol dire che una parte, non parliamo di coscienza, cioè una parte del cervello, della coscienza, quello che è, in realtà continua a stare in elaborazione. Noi siamo sempre in elaborazione. No, quindi sono due parti. La parte esclusa, in realtà, la parte esclusa non viene esclusa completamente. Probabilmente va da qualche, se no non la sentirete. No, non è esclusa, non è sincronizzata. È semplicemente questo. Però riceve. Soprattutto, tieni presente, ti faccio un esempio. Mettiamo il caso che tu in questo periodo stia studiando l'esame di anatomia, ok? Allora succede che, ne so, che mentre guidi, tutte le volte che vedi un cartellone pubblicitario lo scambi per un organo anatomico, perché nella tua testa c'è una sincronizzazione su quell'evento, su quello studio, molto precisa, e l'interferenza che fa il tuo cervello è fondamentale da questo punto di vista. Noi così funzioniamo. La realtà non è mai reale. La realtà è quella che noi decidiamo che sia. Perché? Perché per definizione l'essere umano, così come tutti quanti gli animali, è un essere che deve adattare la realtà per poterci sopravvivere. È la realtà che noi facciamo adattare a noi e non viceversa. Però questo prevede che mantieni una elasticità interpretativa di una parte non completamente consapevole. Nel senso che metti in discussione. Sì. Allora, quello che messa così, quello che succede nelle paranoie, per esempio, nel disturbo paranoico, è che questa elasticità
simbolo alternativo a quello, diciamo, centralizzato, dove potrebbe essere diminuita, perché io vedo come se... Non è che è diminuita, è un difetto di inferenza, cioè il nostro elaboratore statistico fa le statistiche sbagliate, sostanzialmente, perché comincia a interpretare i dati di realtà in maniera diversa e quindi i risultati dell'elaboratore sono sbagliati. È un concetto non così difficile, ma neanche così tanto semplice. Cioè, nel senso, noi... diventare ipercoerenti. Esatto, esatto. Sostanzialmente. Esatto. È una questione di fisica proprio. Ci sono degli articoli bellissimi di cui non si capisce una mazza, veramente, perché sono tutti scritti da matematici e fisici, su come funziona il nostro cervello. Sono tutte elaborazioni di statistica, è una cosa devastante, però noi così funzioniamo. A elaborazione continua dei dati. Tant'è vero che ognuno di noi vede la realtà in maniera diversa, perché ognuno di noi la adatta alla sua sincronizzazione, fa inferenze diverse. Questo è bellissimo, cioè va dall'idea del sé. Un bel film, se lo vuoi mettere tra le cose culturali, che poi ha dato, diciamo, è diventato anche un effetto psicologico, si chiama l'effetto Rashomon, che c'è un film di Kurosawa che si chiama Rashomon, in cui un evento, un delitto viene descritto dalle persone che erano presenti e viene descritto in tutte maniere diverse, per forza. Torniamo indietro un attimo. Allora, a questo punto possiamo vedere l'anatomia, possiamo cominciare a fare una descrizione anatomica di dove sta la coscienza. I risultati ovviamente della scienza vengono sempre dalla causalità. Nella prima guerra mondiale, un evento, ci fu una pandemia di una patologia che poi è stata studiata da questo tizio che si chiama Fomenomo, che si chiama encefalite letargica. Avete visto il film Risvegli? Quella è l'encefalite letargica di Von Economo. Ok? Questi pazienti, sostanzialmente, che avevano questa infezione virale, alla fine finivano per diventare sostanzialmente tetraplegici e addormentati, a non rispondere più agli stimoli. Von Economo, che studiò questa patologia, comprese due cose fondamentali. Una, che l'infezione colpiva dei centri situati a livello del nostro encefalo basale, cioè qua giù, nella parte vecchia del cervello, tra il tronco, tra il midollo e il tronco encefalico, e che quindi una sezione trasversa dava la stessa patologia. La seconda cosa, che era una patologia determinata da uno squilibrio di tipo dopaminergico, perciò la levodopa faceva guarire i pazienti, tant'è vero che Robert De Niro nel film si sveglia dopo somministrazione di levodopa. Ed è stata la base che ci ha fatto capire dal Parkinson alla schizofrenia. Ok, comunque, questa alterazione della coscienza era sostanzialmente determinata da una lesione virale a livello del tronco encefalico. Per converso, ovviamente, possiamo definire lo stato di veglia come generato da una formazione che deve trovarsi lì, che è la famosa formazione reticolare ascendente. La formazione reticolare ascendente è la sveglia del cervello. Sostanzialmente, quando si attiva questo gruppo di neuroni organizzato a livello del tronco encefalico, guardate quanto è lunga, invia messaggi radio a tutto quanto il cervello che dicono: svegliati, rimani sveglio. Una sezione trasversa qui manda in coma il paziente, ok? Ovviamente non la fate per divertimento, ed è il motivo per cui quando vedete quei fantastici film in cui ci sta quello che prende da dietro il paziente, fa crack, il dente dell'emistrofeo si infila qua dentro e succede questo, coma morto, anche perché più succede il bulbo, che è quello che controlla la respirazione, è a dire. Però la formazione reticolare fa proprio questo, ed è la base della coscienza come stato di veglia. Ok? Quindi primo organo cerebrale che definisce la coscienza. Ecco qua, formazione reticolare reagisce agli input e
esterni. Perché? Perché la formazione reticolare è direttamente collegata a dei nuclei che stanno nel nostro cervello, che sono il nucleo sovraottico e il nucleo reticolare. Sapete che fanno? Elaborano i segnali di luce. L'occhio vede la luce, arriva il messaggio, questo messaggio va alla ghiandola pineale, peraltro, quindi non è che ci sbagliamo a Cartesio, perché aumenta o diminuisce la produzione di ormoni che danno il segnale per la sveglia. Noi funzioniamo a cicli diurni notturni, che poi sono la base di tre quarti delle patologie psichiatriche. Cioè, se non dormi, o se dormi male, o se il tuo ciclo sonnoviglia è alterato, tutto il cervello ne risente. Ok? Infatti, vedete qua, non si vede, però sostanzialmente coma, stato vegetativo, stato di coscienza minima e mutismo acinetico sono tutti quanti disturbi della coscienza di tipo neurologico misurabili in GCS. Qui è stato messo anche lo stato locked-in, cioè del chiavistello, che non è assomiglia a un disturbo della coscienza di tipo neurologico, ma in realtà è di tipo motorio. Cioè io sento, sono cosciente, ma non mi posso muovere. Scambiato da capre per un disturbo della coscienza, viene trattato in un certo modo e il paziente muore. Quindi la coscienza è misurabile da questo punto di vista come attività cerebrale. Vedete qua, cervello in stato di veglia comincia ad aumentare l'attività di glucosio al cervello. Però ovviamente questo ci dà solo una parte della coscienza, ma tutto il resto, quella bellissima cosa della morale, la razionalità, l'idea di me, la teoria della mente, tutte queste pippe meravigliose che sono fatte in 3.000 anni, io dove le situo nel cervello? Oh, Thomas Hackett dice una cosa molto bella. È un po', diciamo, difficile definire lo stato di la coscienza. Com'è, dice lui, che puoi definire lo stato di coscienza secondo l'idea di un tessuto nervoso che si accende, che si irrita? È un po' come definire la coscienza come l'apparizione del genio quando tu spegni la lampada di Aladdin. Mi sembra un po' complicato, la cosa deve essere un po' più difficile di questo. Non può essere che si accende il neurone, si accende la coscienza. E infatti la cosa è assolutamente molto più difficile. Le teorie neurobiologiche che elaborano, che hanno elaborato nel corso degli anni, sono teorie che ovviamente per questioni di studio devono essere suddivise in vari campi. Esistono teorie dall'approccio neurologico, cioè che spiega i substrati neurali della coscienza, teorie di approccio computazionale, che sono quelle che vi ho appena detto. C'è una teoria che con calcoli matematici vi spiega l'elaborazione di coscienza in base alle statistiche che il cervello fa per funzionare, e le teorie dell'approccio sociale, cioè il ruolo che ha la coscienza nella nostra società. Ovviamente non sono approcci mutuamente esclusivi, però io devo necessariamente separare le cose, non posso studiare tutto insieme, è impossibile. E dunque come si fa? Si sono inventati una cosa che si chiama correlati neurali della coscienza. I correlati neurali della coscienza sono il gruppo più piccolo di neuroni o di strutture neurali che unite sono sufficienti a generare un percetto o un'esperienza. Quindi sostanzialmente io definisco i substrati neurali delle correlate neurali della coscienza come il pezzo più piccolo di cervello che mi dà un'esperienza sensoriale, in modo da poterlo studiare. Ok? Definizione di Koch, anni 70, 60. E qui cominciano le teorie, che sono le teorie delle correlate neurali della coscienza. Ora, vi potrei spiegare una per una tutte quante, però facciamo, diciamo, un volo su questa roba, che sono un po' complicate, perché sono tra la matematica e la neurologia e sono difficili. Però vi voglio far vedere come alla fine tutte quante dicono più o meno la stessa cosa. Questa è la teoria del coordinamico rientrante. Che cosa significa? Significa che Tononi, che peraltro è italiano, Giulio Tononi,
sai da me, no? Dice che questa è la teoria più globale della coscienza. Che cosa dice questa teoria? Che l'elaborazione della coscienza non è un concetto statico, cioè non esiste un neurone o due neuroni che elaborano un dato di coscienza, ma la coscienza origina dall'interazione tra sottogruppi neurali. Quando si parla tra loro, quando il cervello ragiona con tutte le sue parti, si genera percetto cosciente. Ok? Sono circuiti, tanto è vero che è basato su una elaborazione matematica abbastanza semplice. Cioè, se io prendo gruppi separati di neuroni che non si parlano, questi sono in grado di elaborare un certo numero di segnali. Ma se questi neuroni si parlano tra di loro, per una legge della fisica, della matematica, della fisica, la capacità di elaborazione dei dati diventa esponenziale. Quella che si chiama capacitanza del circuito. Il circuito ha una capacitanza, cioè una capacità di accogliere elettroni all'interno del circuito tanto più grande quante più connessioni ci sono. Immaginate il cervello, cioè miliardi di neuroni tutti connessi tra di loro, che capacitanza c'è? Ecco qua, guardate le elaborazioni tra di loro come sono. Il percetto cosciente deriva dall'interazione matematica e proprio elettrochimica tra i vari neuroni. E infatti la incoscienza, cioè la mancanza di coscienza, può essere definita o come mancanza di integrazione corticale. Questo è chiaro il concetto: se quei neuroni smettono di parlarsi, non c'è più un'elaborazione corretta della coscienza. Facile. O come mancanza di capacitanza dell'informazione, cioè io perdo proprio la botte dove dentro ci va l'acqua, cioè non riesco più ad accogliere la percezione di realtà, perché i neuroni non sono collegati in fede, ok? O ancora, teoria del workspace. Che significa workspace? Questa è una variante della teoria del coordinamento. Significa che i neuroni sono tutti separati tra di loro e elaborano i loro percetti, però esistono delle zone del cervello che sono le cosiddette aree associative, che vengono, che dove le connessioni sono maggiori e che vengono considerate dei workspace, delle aree di lavoro. All'interno di queste, eccola qua, quindi questi sono i neuroni separati che elaborano segnali, queste sono le connessioni workspace, qui si forma il percetto cosciente. Quindi è molto simile a quello che abbiamo detto prima. Qui però mantiene, diciamo, una certa individualità. Questa è una teoria più politicamente italiana, cioè nel senso che tutti vogliono dire la loro, poi però si mettono insieme e generano percetti coscienti. Questo in Italia non succede, però dovrebbe essere più o meno così. E poi teorie più locali, localiste, cioè alcuni neuroni sono in grado di generare una microcoscienza. Allora, se il neurone che parla con l'altro neurone, con tutti questi neuroni, genera capacitanze e quindi elaborazione dei dati che poi diventano coscienza, allora vuol dire che il neurone stesso ha in sé insita la capacità di generare coscienza. Non so se mi spiego. Cioè, il gruppo di lavoro funziona meglio quando ogni persona presente nel gruppo di lavoro è sufficientemente intelligente. Cioè, un gruppo di stupidi diventerà un enorme gruppo di stupidi. Non è che diventano più intelligenti perché si associano tra di loro. Se sono tutti intelligenti, l'associazione diventerà sinergica. Il che significa che ognuno di loro però ha la singola capacità di elaborare il dato. Ok? Quindi c'è qualcuno che dice, aspetta un secondo, ma vuoi dire che è lo stesso neurone in sé per sé che ha capacità di generare un percetto quasi cosciente? Beh, c'è questa teoria che dice che i neuroni sono organizzati in gruppi
tra di loro a seconda della loro capacità di generare coscienza. Adesso vi faccio vedere. Cook e Siwash, questi del 2006-2008, hanno generato una teoria per cui vedono il neurone come una singola macchina elaboratrice. In realtà la cosa è abbastanza semplice. Che serve per elaborare un percetto cosciente? Serve uno stimolo, un elaboratore, un output. Come è fatto il neurone? Dendriti, soma, assone. All'interno del soma c'è tutta la macchina elaboratrice del segnale. Già il neurone di per sé prende segnale, elabora segnale e emette segnale. È una piccola coscienza. Per me sta così, quasi tutto diventa cosciente, perché pure dentro al neurone arriva un segnale, diciamo, intraneuronale. No, arriva un segnale. No, perché poi non puoi arrivare. E fa una conseguenza, capito? Cioè. No, perché l'elaborazione in uscita, in output, deve essere modulata. La differenza, no, la differenza è nella macchina, cioè tutto riceve segnale, si trasforma ed emette un altro segnale. No, però per esempio, ti faccio un esempio molto semplice. Nel nostro organismo tutto è fatto in modo che la cooperazione funzioni meglio della singolarità. Vi faccio un esempio banale della medicina. Sapete come funziona il legame dell'ossigeno all'emoglobina? Il legame dell'ossigeno all'emoglobina è molto semplice. L'emoglobina possiede al suo interno degli ioni di ferro che sono in grado di legare l'ossigeno. Sono 4 per ogni molecola di emoglobina, quindi ogni molecola di emoglobina porta 4 atomi, cioè 4 molecole di ossigeno. Però la capacità di portare l'ossigeno dell'emoglobina segue una curva che si chiama sigmoide, che sostanzialmente è così, una S. Perché? Perché far legare l'ossigeno al primo ione di ferro dell'emoglobina è un meccanismo estremamente difficile, non si lega. Però nel momento in cui si è legato, quel quarto di emoglobina cambia conformazione sterica, si apre e gli altri tre si modificano in modo che diventi più facile il legame dell'ossigeno. Perciò la curva parte bassa, poi impenna perché comincia a legarsi tutto l'ossigeno e raggiunge il plateau perché più di 4 molecole di ossigeno non puoi legare. Così funziona il cervello, tutto funziona così nel nostro organismo. Un solo neurone elabora difficilmente un percetto. Una volta che ha cominciato ad elaborare, scarica sugli altri neuroni che si sincronizzano tutti tra di loro e la percezione diventa esplosiva fino a raggiungere il plateau. È veramente difficile la cosa, cioè cercare di capirla è complicato pure per me che me la sto spiegando, perché sostanzialmente si tratta di ragionare in una maniera piuttosto fisica per quanto riguarda la percezione cosciente. Cioè tutto ciò che voi vedete è sincronizzazione di modo ondulatorio. Quanto più il nostro cervello riesce a sincronizzarsi con l'ambiente esterno, tanto migliore la percezione. Ma noi non solo, noi adattiamo la nostra percezione all'ambiente esterno. Io voglio solo quello che voglio vedere. C'è una storiella abbastanza divertente su questo, cioè divertente, interessante, perché non è divertente, è tragica. Allora, si racconta, questa è la storia di uno di questi due signori su un giornale dell'epoca, di una ragazza che passando all'interno di un vicolo stretto, entra dal vicolo, esce dal vicolo, e nel frattempo che lei esce dal vicolo vede arrivare ambulanza e polizia a fronte. Si chiede che cosa sia successo, ferma un poliziotto, il poliziotto dice ma non l'hai visto l'uomo impiccato mentre passavi? La ragazza dice no. Interrogata come testimone di un fatto che non ha visto, si scopre che il padre della ragazza si era suicidato. Che significa questo?
che nel caos dell'ambiente esterno, mentre la ragazza camminava, lei l'ha visto l'uomo impiccato, non ha registrato l'informazione. Perché non ha registrato l'informazione? Perché nel suo passato, questo fa molto Freud, però così funziona il cervello, nel suo passato esiste un evento doloroso che ha fatto in modo che la sincronizzazione di quei dati non avvenisse, altrimenti avrebbe suscitato estremo dolore. Perciò lei per certo l'ha visto, ma non l'ha visto. Il cervello funziona così: io vedo solo quello che voglio vedere, non sono una macchina che vede cose. Sarebbe troppo difficile, sarebbe difficilissimo, cioè dovremmo avere un cervello di dimensioni spropositate. Ma il principio per cui vedi solo alcune onde, se tu vedessi tutte le onde qua dentro, vedresti una cosa bianca. Noi vediamo solo quello che il cervello adatta in base a vissuti, esperienze, perché il concetto è semplice: l'amigdala, in quel caso, di quella ragazza, che è la cosa che scrive emozione, ha cancellato la sincronizzazione delle onde. Non ha proprio registrato il dato che ha visto, perché se non l'avesse cancellato avrebbe dovuto scaricare dopamina, noradrenalina, eccetera, eccetera, facendo venire alla ragazza un attacco di panico, sostanzialmente. Questa è la cosa. L'organismo si difende, quella, la percezione è il nostro primo, la nostra prima difesa dal malessere fisico, perché poi noi moriamo di attacchi di panico se abbiamo attacchi di panico subentranti. Ok? Quindi i cervelli e i neuroni come funzionano? Funzionano per trasmissione con e senza fili. La trasmissione wired del cervello, non wireless, wired, cioè col cavo, è una trasmissione a onde lunghe. Praticamente i cervelli e i neuroni sono connessi proprio fisicamente tra di loro. Voi sapete perché nel nostro organismo, per esempio, esiste la differenza tra organo e sistema. La differenza tra organo e sistema è che l'organo è connesso fisicamente nelle sue parti, il sistema no. Il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso, è un sistema le cui parti non sono collegate fisicamente tra di loro, i neuroni non sono attaccati, non potrebbero essere. Perché la trasmissione elettrochimica arriva alla sinapsi, la sinapsi trasforma il segnale elettrico in una cosa chimica che diventa di nuovo segnale elettrico. Però sono staccati. Perché sennò sarebbe troppo rigido. Se no non avremmo la perfezione nell'elaborazione del segnale. Mentre per esempio nell'apparato cardiocircolatorio è tutto attaccato. Cioè tra il cuore e il capillare dell'alluce non c'è soluzione di continuità. Tecnicamente. Arriva in un unico tubo che diventa sempre più. Trasmissione per volume, la trasmissione di dati tra gruppi di neuroni altri è una trasmissione sia di cavi sia volumetrica, cioè accumulano grandi quantità di dati e scaricano. È bella l'immagine, cioè immaginate questa macchina nella testa che seleziona a un certo punto quanti dati deve rimandare ad un altro pezzo del cervello. E soprattutto perché, cioè il problema è perché. La domanda è come fa? Noi sappiamo bene o male tutto il come e il quando, ma il perché succede tutto questo sono domande filosofiche sostanzialmente. Beh, ma anche però per risparmiare energia. Certamente, cioè la risposta, la risposta diciamo banale, animale, è tutto è fatto per raggiungere un'omeostasi quanto più endorgonica possibile, cioè io non devo sprecare energia. E quindi i neuroni sono organizzati in moduli funzionali, come le matriosche, uno dentro l'altro, vicino all'altro. Colonnine di neuroni sono il minimo per cento cosciente. Proprio le colonnine sono messe uno sull'altro. Questa è Rakic, che peraltro ho conosciuto, che è morta per un incidente stradale nel 2003. Mostro non perché era brutta, perché era proprio un mostro. È stata quella che ha definito i percetti coscienti degli scimpanzé, dei primati. Faceva gli esperimenti con i primati. I primati non si impressionavano. No,
Però è da lì che ha definito i neuroni. Questo è il i gruppi neurali minimi, i moduli neurali minimi. Quindi, ecco qua, vedi come funziona. Elaborazione di primo livello, elaborazione di secondo livello, terzo livello, sempre più complessa fino all'elaborazione complessiva. Ok? Quindi, qua arriviamo alla fase finale della spremitura del cervello. Allora, noi siamo in grado di pensare e basta. Ora vi faccio un esempio fantastico, perché questa è... Allora, come impara il nostro cervello? In base al fatto che, ragionando su quello che vi ho detto prima, cioè che ogni percezione è una sincronizzazione di onde, ok? Qual è l'evento fondamentale che richiede la massima sincronizzazione nell'essere vivente, secondo voi? Il movimento. Tant'è vero che studiare camminando, ascoltando musica, muovendosi o parlando, aumenta la scrittura cognitiva. Ok? Chi studia ad alta voce apprende meglio di chi studia a mente. E non solo perché senti quello che viene detto, ma perché si muove la bocca. Cioè sincronizzi ritmicamente la parola e il cervello sincronizza le onde sulla tua stessa prosodia. Tu parli e il tuo cervello si sincronizza. Negli ultimi anni è venuta fuori questa grandissima scoperta dei famosi neuroni specchio. Avete idea di che cosa sono i neuroni specchio? I neuroni specchio sono una porzione del nostro cervello, in realtà più aree associative del nostro cervello, localizzate nelle aree motorie, che si attivano quando qualcun altro compie un gesto e che forniscono il substrato neurale ai bambini per l'apprendimento del gesto. Ok? Se io vedo te prendere con la forchetta, nella mia testa si accendono i neuroni che servirebbero a me per muovere il braccio per prendere il cibo con la forchetta, e io imparo. Ora però vi faccio una domanda. Se io vedo Messi fare una rovesciata doppia carpiata in mezzo al campo per segnare, la so fare dopo, ma i neuroni specchi si accendono? Sì, però come cacchio è che non so giocare come Messi? Perché? Cioè, il presupposto è che io elaboro movimento, accendo i neuroni del movimento e poi devo imparare il movimento. Però non lo imparo, perché non lo so fare, non lo so ripetere. Io non sono Messi, ma neanche lui è Messi, ma soprattutto neanche il portafoglio è Messi. Perché non succede questa cosa, secondo voi? Perché siamo abituati a ragionare in neuroscienze nella maniera sbagliata. Perché non esistono i neuroni del movimento e i neuroni della percezione. Non esistono le aree visive e le aree uditive. Esistono dei sistemi nel nostro cervello di sincronizzazione di onde. Quei neuroni non sono i neuroni del movimento che si accendono, ma sono i neuroni che a noi servono per sincronizzare il percetto e comprenderlo. Non apprenderlo. Poi lo devo ripetere per apprenderlo, lo devo fare per apprenderlo, però io l'ho compreso, l'ho recepito. Questa è una cosa che, detta così, sembra stupida, ma è mostruosa. Cioè, immaginate, esistono, diciamo, dei dati in letteratura che dicono che, per esempio, ascoltare alcune aree di Mozart attiva
delle zone del cervello che aumentano la nostra capacità di comprensione. E sapete quali sono quelle zone? Le stesse che muovono le dita di Mozart sul pianoforte. Ma noi, il pianoforte, io personalmente, non so neanche dove ci devo mettere le mani, ma si accendono le aree che servono a muovere le dita. Perché quelle aree non servono a muovere le dita. Non è questo il cervello. Quelle aree servono a sincronizzare il percetto che si è appreso darà il movimento delle dita. Mi servono a comprendere, a far arrivare il messaggio, a scrivere il messaggio. Lo so che è difficile, ma meno male. Questa è la coscienza. Noi siamo in grado... Scusa, se io non so che... come si fa, cioè, non come si fa, se io non so che quel suono è prodotto dal movimento delle mani sul pianoforte, quindi prendo una persona che invece prende il pianoforte che conosciamo tutti, io prendo un altro strumento, ugualmente il cervello si sincronizza sul movimento anche se io non so come è prodotto, no? Sì, sono sempre le stesse aree di movimento, quelle delle mani, sostanzialmente. E se quello strumento non è, se quel suono non è prodotto dalle mani? Si attivano sempre le stesse aree, e noi non abbiamo aree per la bocca, per le mani, eccetera, eccetera. Cioè l'omuncolo, motorio. Quindi sostanzialmente si attivano delle aree di movimento. Di movimento. Di movimento, sì. Cioè l'idea di movimento. L'idea di movimento, si attivano le aree delle cortecce premotorie, eccetera, eccetera. Ok, no, capito? Infatti c'è questo strumento che si suona muovendo il proprio corpo, c'è uno strumento che praticamente parla con gli ingegneri, in cui noi abbiamo difficoltà ad associare, però associamo il movimento, specie di danza. Per esempio c'è un esperimento molto bello, allora se voi fate ascoltare della musica ad un paziente e fate ascoltare dei toni messi in un certo ritmo, fase antifase, battere le mani sostanzialmente, dopodiché gli fate ripetere i toni. Il paziente ripeterà questi toni. Se voi dite al paziente batti la mano al battere e ripeti i toni, lui ne ripeterà di più, ma ne ripeterà di più quando voi gli direte anche, in maniera controintuitiva, di battere sul levare. Batti la mano nell'antifase del tono. Lui ripeterà, prenderà più toni lo stesso, perché il problema non è la fase o l'antifase, è il movimento. Il movimento sincronizza, aiuta la sincronizzazione dell'apprendimento del tono, qualunque sia il movimento, fase o antifase del tono. Ok? Quindi noi siamo in grado di costruire questa che si chiama la sala degli specchi, il percetto cosciente senza elaborarlo. Questo è quello che dice questa cosa. Sincronizziamo coscienza e basta. Non devo creare un output necessario, questo lo fa solo l'essere umano, almeno per quanto ne sappiamo, perché siamo gli unici che parlano e quindi lo possiamo dire. Poi se lo fa il gatto potrebbe anche essere, però diciamo che è una parte la fa il gatto sostanzialmente. Anche che il gatto è l'unico animale che si riconosce allo specchio. Però tutto questo, qui andiamo diciamo verso la conclusione, tutto questo è freddo. Ma la sentite? Cioè vi ho dato una cosa di pura elaborazione matematica, di computer. La realtà dei fatti è che non è così. Noi siamo caldi, più dal sud nasciamo più caldi siamo. Vabbè, qui quasi abbiamo superato il regno di due Sicilie, quindi possiamo dire l'esattore delle tasse. Però la nostra percezione cosciente è strettamente collegata alla nostra elaborazione dell'affettività. O meglio, noi scriviamo memoria in maniera migliore se questa memoria provoca una sensazione. E questo è neurologico. È neurologico perché le aree, questo è il
che già aveva detto che secondo lui gli archetipi, proprio perché si chiamano archetipi, devono essere localizzati in una zona antica del cervello, perché l'archetipo per definizione è archetipo, si chiama archetipo perché è archetipo, perché su quello si costruisce tutto il resto. Quindi il substrato neurologico dell'archetipo è antico, secondo Jung. C'aveva ragione, non aveva capito una mazza, ma c'aveva ragione. C'aveva ragione nel senso che la nostra capacità di elaborare coscienza è localizzata in aree cerebrali antiche, perché senza il percetto affettivo, la coloritura affettiva della coscienza, non abbiamo un'adeguata coscienza. E perché questo? Perché siamo animali, bestie, e ci comportiamo come bestie. Non come bestie cattive, ma come bestie. Cioè, noi dobbiamo pensare che tutto quello che facciamo è nato dal fatto che quando di fronte c'era il mammut incazzato, dovevi scappare, se no morivi. Oggi non c'è più il mammut incazzato, però la nostra elaborazione è la stessa, le aree sono le stesse, non è cambiato il cervello. E infatti le aree dell'elaborazione dell'affettività sono quelle che poi mandano agli schemi cerebrali, cioè alle regioni cerebrali, la percezione dello schema cognitivo di coscienza. Questo detto in soldoni, per esempio, è quello che genera nel disturbo da stress post-traumatico la dissociazione. Cioè, come lo spiegate voi che uno che gli esplode una bomba davanti e perde una gamba ha un disturbo della coscienza? Perché dovrebbe avere una riduzione della capacità cognitiva? Non ha nessun senso. Cioè, in base a quello che vi ho detto prima, non ha senso, perché la corteccia non è intaccata, la sua capacità di elaborare segnali non è intaccata, gli è solo esplosa una bomba e ha perso una gamba. Però ai test neurocognitivi successivi a questa cosa lui perde di capacità. Perché? Perché sì, perché l'elaborazione di questa roba è qui, nell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene. Quella è la porta del cervello con l'ambiente esterno, per forza. Cioè, in qualche modo questo cervello deve comunicare con l'ambiente esterno, e l'ambiente esterno deve comunicare con il cervello, e ci comunica attraverso il sistema neuroendocrino. Ok? Ogni cosa che noi sentiamo genera produzione di ormoni, cortisolo, eccetera, 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 di adrenalina, sostanzialmente, che provocano delle reazioni. Ovviamente, voi lo sapete tutti, no? C'erano gli esperimenti degli anni 60 in cui si faceva i depressi, la cortisolemia, e si scopriva che il cortisolo era più basso. Perché? Perché sì. Perché l'elaborazione è collegata ovviamente a quella che si chiama pseudodemenza depressiva, cioè alterazioni di capacità cognitive nel depresso sono direttamente collegate alla sua capacità di produrre cortisolo. Perché? Perché il nostro organismo, il nostro cervello, è fatto in modo che cortisolo ed adrenalina, che sono diciamo gli ormoni prodotti durante uno stress inteso in senso lato, cioè stress inteso, oggi faccio un professore di fisica. Stress inteso in fisica, lo stress è una forza applicata ad un oggetto. Noi siamo stressati tutti i giorni, e non perché io ho due figli che non dormono e sono stressato di più, ma perché lo stress è derivato dal fatto che noi ci muoviamo in un ambiente che invia segnali, questi segnali sono stress, e noi rispondiamo con una parola bellissima che piace molto al professore Rossi, che si chiama resilienza. Che cos'è la resilienza? La resilienza è la capacità di un oggetto di tornare nella forma precedente dopo aver subito uno stress. Cioè, in soldoni siamo come una mazzetiera. Rispondiamo a segnali e torniamo in posizione. Se lo stress è grosso, il ferro si rompe, se la resilienza è bassa, il ferro si rompe. Lineare, semplice. Chi è che lavora? La resilienza è l'asse ipotalamo-ipofisario. Ora,
la risposta normale, di resilienza normale, è una risposta flight or fight. Antica risposta, cioè arriva Igor col pigiama addosso e io, si spalancano gli occhi, mi viene la tachicardia e decido lo ammazzo perché è brutto o me ne vado perché non ce la faccio più. Che cosa è successo? È successo che si è prodotta adrenalina perché il CRH, cioè l'ormone, il corticotropo che noi si ingormano, produce CTH, la CTH fa produrre cortisolo, il cortisolo arriva sul sudore e produce l'adrenalina. Adrenalina è vasodilatatore da una parte, vasocostrittore dall'altra, aumenta il tono muscolare, aumenta la frequenza cardiaca e ci predispone all'azione, qualunque modo. Ma non solo, il cortisolo arriva qui dentro e scrive memoria. Cioè, io lui il pigiama non me lo dimenticherò mai. Non solo, no, quando vedo se mi vedo non mi vedo, esatto, può pure succedere che come l'hai impiccato io non ti vedo più, perché è una cosa drammatica. Nelle risposte disimmunitarie, cioè nelle risposte, scusate, di PTSD, di post-traumatiche, che cosa succede? Succede che c'è una mancata risposta fight or flight e una risposta che, apposta di attivare il tono simpatico, attiva il tono parasimpatico. Perché è sbagliato il sistema, abbiamo un difetto, siamo le macchine con i difetti, che bello, ma siamo macchine con difetti. Allora che succede? Succede che, apposta di aumentare la frequenza cardiaca, diminuisce, apposta di produrre adrenalina, si attiva il nervo vago che riduce la pressione e vai giù con una vera colpa. Attacco di panico. Risposta di panico e la memoria si scrive male. Ok? Quindi questa è la porta della coscienza. Ci siamo? Risposte sbagliate. Depersonalizzazione, derealizzazione, eccetera. Oh, così come la coscienza ve l'ho detta, no? La coscienza è una cosa di elaborazione statistica. Oh, tutti i computer, voi lo sapete, invecchiano. Quanto di voi hanno il Windows 98 ancora in funzione? Cioè, provate a infilare su Windows 98 una qualunque cosa, a installare il Word 2013 sul Windows 98, esplode perché è vecchio. Gli elaboratori e quindi anche il nostro cervello invecchia. E che succede alla coscienza quando la coscienza è invecchio? Beh, invecchia e perde progressivamente capacità di elaborazione. Questo è fondamentale. Ora, se invecchia bene, perdiamo capacità di elaborazione bene, ma se invecchia male, Alzheimer, demenze di Parkinson, corpi di lui, tutta sta roba qui, la situazione è drammatica. Che cosa si perde? 5 secondi vi faccio vedere che cosa si perde. Che cosa che dice a noi chi siamo? Ve l'ho già detto prima. Noi viviamo ogni momento, scriviamo memoria in ogni momento, quindi noi siamo qui, ora, nel tempo. La memoria episodica della nostra vita ci dice chi siamo. Così come la memoria semantica, che è una memoria più generalista, la memoria semantica per intenderci è quella che ci aiuta a guidare, ok? Quella si ricorderà per sempre, uno non smette, non dimentica come si fa in bicicletta se hai imparato, perché la memoria semantica è scritta in un'altra parte del cervello. Sostanzialmente il cervello che cosa fa? Prende il percetto cosciente e poi dice, questo percetto cosciente a che cosa serve? Serve per una cosa meccanica, allora lo metto in questo posto del cervello che è inattaccabile. Questo è guidare la macchina. Invece, purtroppo siamo fatti male, ma il percetto di noi stessi viene memorizzato nell'hard disk del cervello, che è l'ippocampo, che è qui, nella zona temporale del cervello. Qual è la zona propria dell'Alzheimer? La zona temporale del cervello. Qual è la memoria che si perde in Alzheimer? Quella episodica. Io non mi ricordo le cose, però a cucinare cucino benissimo, lascio il fuoco acceso, ma cucino benissimo. Non è un problema, quello non lo dimenticherò mai.
quello che dimentico è tutta la mia vita. Però se ricordare la mia vita significa ricordarsi chi sono, io mi dimentico chi sono. Questa è la fine dell'elaborazione della coscienza. Io mi dimentico me nello spazio e mi dimentico me nel tempo. È drammatico. Questo già succede normalmente. Che succede nell'anziano? Succede che c'è una overgeneralizzazione della memoria. La memoria da particolare e episodica diventa sempre più generalista. Cioè io mi ricordo gesti, mi ricordo azioni, mi ricordo le cose, ma non mi ricordo me nelle cose. Non mi ricordo più niente, non mi ricordo chi sono, perché, che stavo facendo. Perdo la mia identità nel tempo e nello spazio. E si perdono due fenomeni fondamentali che sono la coerenza, cioè il processo che durante il richiamo della memoria ci colloca in quella memoria. Perché la coscienza è elaborazione costante, cioè noi vediamo solo quello che vogliamo vedere, ma noi ricordiamo solo quello che vogliamo ricordare. Vi siete mai accorti che i vostri ricordi non corrispondono mai alla realtà? Mai. Cioè, se voi provate a ricordarvi un episodio della vostra vita e poi chiedete alla persona che stava con voi, si ricorda un'altra cosa. Perché era lui o lei in quel momento e voi eravate voi in quel momento. Traslatano nell'Alzheimer e avviene la cosiddetta confabulazione. Cioè, io sostituisco me con un'altra cosa in quel momento. La memoria confabulatoria, cioè io ci metto un'altra cosa in quel ricordo, perché il cervello non può stare male, per definizione deve sostituire, se no muore. Allora io metto le pezze a quella memoria con altre memorie, magari memorie di qualcun altro, cose che ho sentito. Cioè tipo che il nonno San Vicente dice, io quando Garibaldi è partito e stavamo andando da quarto, dicevo, oh, ma tu io devo andare, e poi dopo si ricorda. E la corrispondenza, il principio della corrispondenza è quello che dice, che fa il nostro cervello, dice, vabbè, però non è possibile che io sia un Garibaldi, aspetta, cioè io ero lì in quel momento e cerchiamo di ricordarci bene la realtà, cioè il cervello cerca di far corrispondere il dato di memoria quanto più possibile al percetto reale che ha vissuto, non ci riesce mai, però ci prova. Questa cosa si perde nell'Alzheimer. Si perde con l'invecchiamento. Coerenza e corrispondenza non ci sono più. Quindi alla fine io overgeneralizzo la memoria, viene esagerata questa overgeneralizzazione nelle patologie della coscienza, dell'anziano, dei disturbi della coscienza, e alla fine io finisco per non ricordare più me stesso nel tempo e nello spazio. Ok? Questi poi sono dati che vi lascio. Ovviamente. Se perdete la capacità di ricordare e di acquisire memoria, avete finito i fan. Io vivrò sempre nello stesso momento. Provate a immaginare, questa è una cosa devastante. Cioè, io vivo qui ed ora sempre. E basta. Cioè, solo no. Perché tra 5 minuti, cioè tra 5 secondi, io non sono più... sono un altro. In continuazione. È devastante. Ovviamente questo è quello che vi dicevo prima, se le memorie sono scritte in zone diverse, le zone colpite dall'Alzheimer stanno qui, le tracce mnesiche scompaiono e mi rimane solo la memoria semantica, quella custodita nella corteccia, nel laboratorio centrale, quindi io mi ricordo come si guida, ma non mi ricordo perché sto guidando sostanzialmente. Alla fine si perde l'identità, cioè si perde se stesso. Quindi perdere memoria e semantizzare i ricordi significa perdere l'identità di se stessa. Eccolo qua, questa è la cascata che succede nelle patologie dell'anziano. Quindi scusa, in questo senso gli stimoli diventano inutili, più creati. No, perché poi le terapie sono proprio sugli stimoli. Devi essere sovrastimolato in quel caso, devi cercare, perché il cervello funziona come il cuore, i nostri organi tendono ad autoripararsi sfruttando circuiti collaterali, li devi attivare, perché se li attivi riesci a riscrivere memoria, a richiamare, perché i neuroni stanno là,
non è che sono morti, non tutti sono morti. Quindi c'è l'hard disk, solo che non ci arriva la scheda madre, non riesce a tirare fuori i dati, sostanzialmente, quello è. Addirittura, sapete come funziona il default pod network? È la chiosa di tutto quello che vi ho detto adesso. Il nostro cervello non smette mai di funzionare e funziona anche quando non stiamo facendo una beneamata nulla. Ok? Il cosiddetto resting state. Se voi misurate l'attività cerebrale di un paziente in resting state, cioè in riposo, non che dorme, perché quando dorme è più attivo del resting state, deve stare in una stanza buia senza fare nulla, disteso, cercando di non addormentarsi. In quel caso si attiva il default mode network, ve lo faccio vedere, questa roba qui, che è il cosiddetto circuito del mind wandering, cervello che vaga. Si attivano tutte queste aree. E indovinate che cosa succede nell'Alzheimer? Vedete, questo è il default mode network durante l'elaborazione di memorie autobiografiche, di previsione della realtà, del futuro, che ovviamente sapendo chi sono e da dove arrivo, io statisticamente posso sapere dove sarò. È chiaro, questo è quello che il cervello fa in ogni secondo, teoria della mente, tutto decisione morale, fantastico. Cioè noi attiviamo, questo è quello che dice quanto noi facciamo decisioni nell'ambito della moralità, della cultura che ci circonda. E che cosa succede? L'Alzheimer, eccolo qua, comincia a perdere il metabolismo. Cioè non funziona più la base del cervello, è praticamente come toglie l'alimentatore al computer. Il computer sta là, ma non gli arriva l'energia. Funziona più, non c'è più la base del cervello dell'elaboratore di dati, è devastante. Questo è un movimento al zero, non so come hanno fatto a fare un movimento al zero, però zero significa che il paziente dice ciao, e nell'Alzheimer, ecco. Quindi alla fine perdere la memoria, cioè con un'età anziana, significa perdere se stesso. C'è qualcosa che si può fare? Sì, quello che diceva prima lui. Cioè se io stimolo i circuiti e quindi causo, diciamo, una resincronizzazione con terapia della reminiscenza, stimolazione uditiva. Perché stimolazione uditiva? Perché uditiva? No, perché dove arrivano il nervo acustico? Sul lobo temporale. A che serve? Serve sostanzialmente quando tu vuoi fare la cardioversione, vai ad attivare quello che gli sta più vicino di neurone, così speri che quello di lato si dia la scossa pure lui. Questo è quello che succede. E stimolazione per cercare di creare dei circuiti collaterali rispetto a quelli che ci sono che recuperino la memoria. Abbiamo finito.